mai. Ma se ho già vinto. Solo non lo sapete ancora. Il primo all'aerodromo vince. Non avevamo parlato di strade. Aspetterò il vostro arrivo al garage. Ma non doveva essere una gara amichevole? È così che siamo amichevoli. L'ultimo lava le auto di Rav. E non è una cosa da niente. Oh, non vedevo mai che così emozionato dal lavoro alla Veneto. Non lo sei? È il nostro lavoro più grosso? Certo che sì. E adesso diamoci dentro. Attenzione! Quello sì che era un salto. Belair, tesoro, spicchiamo il volo. Sì! Preparatevi al decollo! Scusate se sono fantastico! Ok, finora ci sono andata leggera. Potresti essere primo, se non fossi uno sbruffone. Ha ragione. Meg! Hai fatto l'impossibile, Jess, hai sentito Meg. Vuoto la testa con disapprovazione. Credi ancora di vincere, Tali? Esatto. Strano, non ti vedo davanti. Quello che conta è l'arrivo. Non ci riuscirai la prossima volta. Ti starò sempre davanti, amico. È fatta, Morgan. Guiderai il premio. E cercate di non deludermi. Che cosa vi avevo detto? Lina Navarro è la migliore qui a Silver Rock. Sì, però ha un gran bel ruggito, Rav. L'hai fatta tutta da solo. Con un po' di tempo e di attenzione, un artista può trasformare un rottame in una supercar. D'accordo. Sapete cosa fare? Festa! Pratica! Dai, forza! Rav, la potenza di quest'auto è fuori dal mondo! Ti conviene imparare a gestirla se vuoi completare il lavoro. L'auto a cui puntiamo ha una potenza doppia. Ha ragione! Dovete essere pronti per incontro. Hai messo te in gara, Navarro. Hai fatto il tuo. Il difficile spettacolo. Allora, dai, cosa farai quando avremo incassato? Una cosa alla volta, ora pensiamo al lavoro. Negli ultimi 3 anni ho lavorato come un muro. Ti dico io cosa farò. Prenderò la Mustang del 65 di papà, la rimetterò a nuovo e diventerà la migliore auto da derapata di Fortune Valley. Meglio non farlo, anche il colpo, dai. Ho dei grossi debiti che potrò saldare. Potrei aprire un negozio con ciò che resta. Visto, Tyler? Facile. Ok. Trovare l'auto perfetta, lavorarla al massimo e affrontare la corsa definitiva. Sì! È proprio questo che intendevo.
tu, Lina? Scapperò da questo inferno. Dove andrai? Via da qui. Cosa? Ci verrò, che mica. Non sei cresciuto. Io e Tyrus. Il barrio mi ha reso quello che sono. È quello che ho detto. Dai, dai. Devi impegnarti. Calma, Lina, sai che posso farcela. È per questo che ci hai dato il lavoro. Stai per rubare una hypercar dotata di tecnologia prototipo del mercato nero. Non dirti di calmarmi. Siamo noi. Fortune Valley. Un paradiso del gioco d'azzardo nel deserto. Qui tutto è in vendita, anche la fortuna. I ricchi giochino pure con carte e dadi. Quelli di noi che sono nati all'ombra dei casinò sfidano la sorte correndo a 200 km all'ora. In posizione? Jess? Sono fuori dal circuito. Mac? Mac Attack pronto all'azione. Hai chiamato il camion Mac Attack? Se l'ha scelto lui. Rav? Portatevi l'auto e io penso al resto. È ora di diventare ricchi, Tyler. Ecco il nostro obiettivo. C'è lo scommettitore. Guarda qua, è una giornata perfetta per una corsa. Ti ho giocato 4-1 al primo posto. Ora, so che il prototipo non mi deluderà, ma mi chiedo, riuscirai a domarlo? I motori elettrici e il V8 Twin Turbo danno una potenza di 1500 cavalli. Sì, no problem. Ma che bravo! Hai fatto i compiti, adesso senti. Il secondo posto non mi serve. Capito? Sai il fatto tuo. Non fare casini, campione! Sospetta qualcosa? No, niente. Potenza e coppia di questo mostro sono... La Super Mustang di Rav non le si avvicina nemmeno. Tyler, sei come un fratello per me, ma in questo momento ti odio tantissimo. Pare tu sia il miglior pilota in città, Morgan. Dimostra. È davvero una corsa ufficiale. Non è certo clandestina. Fortuna che siamo qui a rovinargli la festa.
sto arrivando al ritrovo. Vedi di essere in posizione. Ci sono quasi. Quasi? Mac. Tu allineala e corri. Fidati. Arrivando. Piattaforma di lancio pronta. Houston, decollo effettuato. Saltare con un hypercar da 2 milioni? Posso ricordarti un'altra volta quanto ti odio. Stai guidando la nostra paga, Morgan. Porta quell'auto a raggio. Attenti a una calix aggregare argento. Il veicolo è di altissimo valore. Centrale, codice 3, inseguiamo la reghiera rubata. A tutte le unità all'inseguimento. Dato il valore della reghiera, concludere l'arresto limitando i danni al minimo. Jess, la polizia dietro. Non fermarti, arrivo subito. Qualsiasi cosa tu abbia in mente, devi riportarmi l'auto adesso. È arrabbiato? Sì, è arrabbiato. Dove sei? Resisti! Jess? Ci sono, campione! Fuori una, resta metà distretto. Preoccupato? Con te, ma... Centrale, inseguo una BMW M5 scura che sperona le nostre auto. Chiedo unità di supporto sulla reghiera. Ricevuto, stai sulla M5. Ce li ho alle costole. Li condurrò lontano da qui. Bloccheranno l'intero settore. Meglio togliersi di lì. 5 aggressive ci tiene lontano dalla reghiera. Sta immobilizzando le unità e resiste all'arresto. Roger, contromisure da inseguimento consentite per la M5. Fuori da qui. Sì, è fatta. Portiamo il premio a Rab. Portala a casa, amico. Terrò impegnati gli sbirri, dai. Vai! Ottima guida, poi. Lieta di aver scoperto tutti voi. Tyler Morgan, 23 anni, madre Silvia Morgan, padre ignoto, nessun fratello conosciuto, una storia triste. 6 mesi in riformatorio per cui spericolata, mi avrete raccontato. Sono il miglior pilota in giro in una delle auto più veloci al mondo. Buona fortuna a starmi dietro. Ragazzino, non tentare la sorte con me. Rob!
I piloti sono qui, li ho visti con quell'auto. Grazie, agente. Che cosa hai fatto? Rav non ti ha detto che c'è sotto quel cofano? I miei compratori pagheranno una fortuna. Giuro che te la farò pagare, Navarro! Sbirri in arrivo. La loggia manda i suoi saluti. Ehi, cosa è successo? Navarro. Mac, aiutalo. Io attiro gli sbirri. Ma... vai! Tyler, cosa stai facendo? Porto gli sbirri lontano. Quello è il mio lavoro. Ho portato io, Navarro. Aspetta a me. Tu porta in salvo Mac e Rav. Ho un ricevitore della polizia e il GPS di Rav. Lascia che ti aiuti. Dirigiti verso il canale, ma sbrigati. I poliziotti bloccano il settore. Adesso basta, carogne. Venite pure, venite a prendermi! 1 a 6, seguo 4. Sbirri davanti a te! Gira a destra! Ci servono le coordinate dell'inseguimento. Il sospetto va... a sinistra, nel parcheggio! Attenzione, uno Adam Sai all'inseguimento. Mi dai l'ascolto, rispondete. Sei a metà strada, Sai. Non mollare. Mai. Ancora altri blocchi. Una curva stretta a destra e poi a sinistra. Dirige a sud attraverso il barrio. Ok, soggetto diretto al sud attraverso il barrio. Ora continua in direzione del canale. Dove sei, amico? Non importa. Rav sta bene? Non lo so, sai. Io... ce la farà. Sì, hai ragione. Deve farcela. Il soggetto è fermo. Dirige a est verso il Silver Rock Ovest. Ok, 1 Adam 6. Ci sono quasi. L'abbiamo persa. Ricevuto. Non vedo gli sbirri. Il piano ha funzionato. Vai bene, Sai. Ma non è il momento di rilassarti. I poliziotti riceveranno presto rinforzi. Vogliono chiudere l'intera città. Jess, ho un'auto civetta alle spalle. Cosa? Da dove sono sboccate? Mi stanno ingabbiando. Cosa pensi di... vieni fuori, Sai! Dov'è l'auto? Lina Navarro. Ci ha ingannati e l'ha data alla loggia. Davvero? Non mi servi a niente. Beh, buon carcere. Anche se... vorrai vendetta. E anch'io. Sì, funzionerà. Sarai il mio asso, ma sarò io a giocare le carte. Di cosa stai parlando? Le senti le sirene? O vai in galera, oppure... lavori per me, vivi, mangi e guidi quando lo dico io. E al momento giusto, avrai ciò che vuoi. Ho altra scelta. C'è sempre un'altra scelta. Sali. Diciamo che accosti accanto a un bel bolide. Cosa pensi? Quanto costa? Quanto ci mette a fare da 0 a 100? Io penso ad altro. Penso al potenziale, agli equilibri in gioco, all'istante in cui rischierò qualsiasi cosa. Io mi vedo che vinco tutto. Morgan! Il capo vuole l'auto! Sì. Arrivo subito. Divertiamoci un po'. Oggi il capo vedrà un pezzo grosso della loggia. Si prendono la città un quartiere per volta. Il capo vorrà l'auto quando avrà finito. Scherzi. Non vedo l'ora di postare dei tempi da record. È raro avere per le mani la DB11 di Weir. Ecco cosa succede quando...
corro più, ricordi? Il fatto è, se corro ancora, finisco dritto in galera. Oh, peccato. La loggia sgancia dei bei soldi per giocare le corse. Non serve neanche più correre. Che senso ha se decidono loro chi vince e chi perde? I soldi, bello! Pagano davvero bene. Vediamo quanto va questa bimba. Cavolo, che spettacolo! Diamoci dentro. Tyler, dov'è la mia arma? Tranquillo, Weir, non ho intenzione di rubartela. È così che tratti gli amici, Tyler, eh? Beh, ecco perché la tua banda ti ha mollato. Non è così che... Ah, non vedranno l'ora di avere tue notizie, eh? Un colpo perfetto è andato a Roma. E la tua piccola banda è diventata la più ricercata di Forte Quattro. Miller fa da tassista a piccoli criminali per sbarcare i lunari. Ho sentito dire che ultimamente McAllister guida persino per la loggia. E il tuo meccanico? Povero Ralph. Credi forse che tornerebbero con te? Tyler, dammi re. Divertiamoci un po'. Oggi il capo vedrà un pezzo grosso della loggia. Si prendono la città un quartiere per volta. Il capo vorrà l'auto quando avrà finito. Scherzi, non vedo l'ora di postare dei tempi da record. È raro avere per le mani la DB11 di Weir. Ecco cosa succede quando ingaggi dei piloti. Non corro più, ricordi? Il fatto è, se corro ancora, finisco dritto in galera. Oh, peccato. La loggia sgancia dei bei soldi per sbloccare le corse. Non serve neanche più correre. Che senso ha se decidono loro chi vince e chi perde? I soldi, bello! Pagano davvero bene. Vediamo quanto va questa bimba.
che spettacolo! Che ne dici? Posso darti il numero di un tizio? Non mi interessa. Ehi, Tyler! Il capo non ti paga per perdere tempo. Non lo vuoi proprio questo lavoro, eh? Andiamoci dentro. Tyler, dov'è la mia auto? Tranquillo, Weir, non ho intenzione di rubartela. È così che tratti gli amici, Tyler? Eh? Beh, ecco perché la tua banda ti ha mollato. Non è così. Ah, lo vedranno loro di avere tue notizie, eh? Un colpo perfetto è andato a rotoli. E la tua piccola banda è diventata la più ricercata di pochi umani. Miller fa da tassista a piccoli criminali per sbarcare i lunari. Ho sentito dire che ultimamente il meccanico servita persino per la loggia. E il tuo meccanico? Povero Rani. Credi forse che tornerebbero con te? Tyler, dammi retta. Sono l'unico amico che hai. Tu avrai la tua vendetta su Navarro e io riavrò la mia. Ma devi essere paziente, chiaro? Divertiamoci un po'. Oggi il capo vedrà un pezzo grosso della loggia. Si prendono la città un quartiere per volta. Il capo vorrà l'auto quando avrà finito. Scherzi, non vedo l'ora di postare dei tempi da record. È raro avere per le mani la DB11 di Weir. Divertiamoci un po'. Oggi il capo vedrà un pezzo grosso della loggia. Si prendono la città un quartiere per volta. Il capo vorrà l'auto quando avrà finito. Scherzi, non vedo l'ora di postare dei tempi da record. È raro avere per le mani la DB11 di Weir. Ecco cosa succede quando ingaggi dei piloti. Non corro più, ricordi? Il patto è, se corro ancora, finisco dritto in galera. Oh, peccato. La loggia sgancia dei bei soldi per truccare le corse. Non serve neanche più correre. Che senso ha se decidono loro chi vince e chi perde? I soldi, bello! Pagano davvero bene. Vediamo a quanto va questa pista. Cavolo, che spettacolo! Che ne dici? Posso darti il numero di un tizio? Non mi interessa. Per perdere tempo. Non lo vuoi proprio questo lavoro, eh?
Infiliamoci dentro. Tranquillo, Weir, non ho intenzione di rubartela. È così che tratti gli amici, dai. Beh, ecco perché la tua banda ti ha mollato. Non è così che è. Ah, non vedranno l'ora di avere tue notizie, eh? Un colpo perfetto è andato a rotolo. E la tua piccola banda è diventata la più ricercata di fortuna. Miller fa da tassista a piccoli criminali per sbarcare il mare. Ho sentito dire che ultimamente il meccanico si perguida persino per la loggia. E il tuo meccanico? Povero. Credi forse che tornerebbero con te? Tyler, dammi retta. Sono l'unico amico che hai. Tu avrai la tua vendetta su Navarro e io gli avrò la mia. Ma devi essere paziente, chiaro? Tutti i pezzi stanno per andare al loro posto. Lo prendo per un sì. Ora torna qui, prima che ti licenzi. Navarro? Che vuole? Il tempo stringe, Weir. Vendi il casinò o ce lo prenderemo. Bella chiacchierata. Ti sei divertito, Tyler? Ma... Senti, non è il momento. Decido io quando fare una mossa. Sono passati 6 mesi. Scendi. E se trovo anche solo un graffietto, ti sbatto in servizio al camion dei rifiuti. Ok, Ty. Si va a casa. Ah, è tempo di arrivare a casa e potrò togliermi questi vestiti. Tyler. Ehi, brutte notizie. Il capo ti riduce la paga. C'è un graffio sulla F-Type che hai guidato ieri. Cosa? Io non ho danneggiato la Jaguar. Non faccio io le regole. Dammi una mano, amico. Ho 2 mesi di affitto arretrato. Ehi, ti credi ricco? Cos'ho, le chiappe marchiate Porsche? Affari tuoi, bello. Pensaci tu. Buon viaggio, piloti. Sono la curatrice e state ascoltando la voce delle strade. In diretta streaming dai recessi di Fortune Valley. Le strade stanno chiamando. Ora sono piene di pendolari stanchi e stravolti, ma voi non siete come loro, vero? Voi siete piloti. Chi di voi domerà questa città? Chi di voi saprà reggere l'adrenalina? Pensate di farcela? È l'ora della velocità. Il rush dei banditi arriva a Fortune Valley. Solo i migliori potranno partecipare. Solo il migliore potrà vincere. Sarai tu? Il rush dei banditi? Già, come no? Non posso continuare così. Dovrei essere là fuori ad affrontare Navarro. Con lo scommettitore spreco tempo. Sono Ty. A proposito di quelle corse, dammi il numero. Allora, abbiamo un candidato pilota per la loggia, eh? Sì. Dammi un posto e un'ora. Wow, wow, vai piano. Credi che la loggia abbia fretta? Dovrai dimostrare il tuo valore. Fammi vedere cosa sai fare in qualche corsa in città e poi vedremo.
Piloti, questa è la voce delle strade. Le strade continuano a raccontarmi di gare in cui vince il concorrente meno probabile, in cui i più forti... Ok, campione, è il tuo primo test. Vinci e andrai avanti. Ci siamo! Sempre più vicino alla vittoria. No! Di darsi da fare. Non so cosa sia successo. Ok, campione, è il tuo primo test. Vinci e andrai avanti. Sono prontissimo! Idiota! Forza, ancora un po', ormai ci sono quasi. Così che si fa! Ok, ok, non male. Forse potresti essere utile alla loggia. Più è bravo il pilota, più rumore fa quando si schianta. Lo sai che sono all'altezza. Forse e forse no. Non basta una corsa, è troppo poco. Ti ho iscritto a un'altra gara, ci saranno piloti davvero tosti. Portala a casa e mi avrai convinto. Sarà fatto.